Attilio Romita entra nella casa più spiata d'Italia, quella del Grande Fratello VIP, a partire dal prossimo 19 settembre. Leggiamo. Il giornalista del TG1 Attilio Romita entra nella casa più spiata d'Italia, quella del Grande Fratello VIP, a partire dal prossimo 19 settembre 2022. Leggiamo tutto su di lui all'interno. Leggi anche, al posto tuo, chi è Alessandro Tiberi, l'attore che fa Damiano, Chicco? Età, vita privata, fidanzata, moglie Michela, figli, film, Boris, Instagram Grande Fratello VIP, Attilio Romita. Chi è il giornalista del TG1? Età il mezzo busto del TG1 a 70 anni d'età. Il giornalista, infatti, è nato il 1 agosto del 1953 a Bari. Moglie il giornalista, per anni alla conduzione del TG della prima rete Rai, si è sposato nel 2016 con Mimma Fusco, un'imprenditrice di Bari. Attilio e Mimma vivono assieme a Bari, città sede lavorativa di entrambi. Precedentemente, Romita è stato sposato per 15 anni con la prima moglie, Angela, con la quale ha conservato uno splendido rapporto di collaborazione. Figlia L'unica figlia di Attilio Romita si chiama Alessia, lavora nella multinazionale dei fazzoletti Nitempo. Lo ha raccontato egli stesso in un'intervista rilasciata ai giornalisti della Repubblica nel maggio 2022. Che fine ha fatto dopo essere stato per anni il volto delle edizioni di punta del TG1, il giornalista è ora in pensione. A partire da 19 settembre entrerà nella casa più spiata d'Italia, perché sarà tra i concorrenti del Grande Fratello VIP. Biografia e carriera. Attilio Romita possiede una laurea in giurisprudenza, conseguita nella sua città natale, Bari. Romita ha iniziato la sua attività giornalistica già durante gli anni di studio, prima in una radio privata, Bari Radio 1, poi in una televisione privata, Telebari. Nel 1979 ha ottenuto il contratto di praticante professionista nella cooperativa giornalistica Olimpico, editrice del Quotidiano di Puglia. All'inizio della carriera era dunque un giornalista sportivo, poi Romita è passato alla politica interna, una volta entrato nella redazione della sede Rai di Bari. Nel 1990 è arrivato per lui il trasferimento a Roma al GR1 all'epoca diretto da Luca Giurato e poi da Livo Zanetti. Nel 1995, poi, Romita arriva al TG2 come conduttore dell'edizione della notte prima e in quella delle 20:30 poi. Nel 2003 Attilio Romita è tornato sulla prima rete Rai, al TG1, dove ritrova Clemente Mimmo, precedente conduttore al TG2. Romita per anni ha condotto l'edizione delle 13:30 fino a prendere il posto di Lilli Gruber, nell'edizione delle 20:00. Dopo la lunga collaborazione con il telegiornale della prima rete del servizio pubblico, Romita è passato nel 2013 alla direzione del TGR Puglia e nella stessa regione è stato vicino alla candidatura tre anni prima, quando il centrodestra pensò al suo nome per la presidenza della regione per sfidare Nicky Vendola. Negli ultimi anni della sua carriera ha collaborato anche Telenorba. Instagram Attilio Romita ha un profilo Instagram che potete visitare cliccando direttamente qui. Grazie per aver guardato il video. Si prega di mettere mi piace e commentare la tua opinione per farci discutere di seguito. Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante interessanti novità. Ci vediamo nei prossimi video, ciao!